Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sta per arrivare sul mercato il nuovo DJI Avata 249 grammi, ma la vera notizia è che non è di DJI ma di iFlight. Sì ragazzi, iFlight, questo marchio molto rinomato appunto nel campo FPV, perché comunque produce veramente droni di tutte le categorie, di tutti i pesi, di tutte le forme, è veramente un marchio molto completo. Questa volta ha lanciato un nuovo CineVoop che si chiama Defender 25, un CineVoop 249 grammi che è molto simile al DJI Avata, o Avata, chiamatelo un po' come volete. E ragazzi, è veramente interessante appunto il fatto che un marchio comunque che produce droni, chiamiamoli così, autocostruiti, droni che normalmente non sono totalmente pronti all'uso, ha creato un drone molto simile come concezione appunto al CineVoop di casa DJI. Però prima di analizzarlo direi di guardare il video di lancio del iFlight Defender 25. Ok ragazzi, avete visto che è un DJI Avata miniaturizzato, perché è un 249 grammi, però come concezione rimane molto simile a, diciamo, la mentalità che DJI ha introdotto nel suo CineVoop, cioè un drone pronto al volo, un drone già completo di batterie, cioè un drone che praticamente ha poco dell'auto costruito. Ovviamente monta la nuova Air Unit OcuSync 3 di DJI, quindi la stessa che abbiamo dentro nel DJI Avata, e tutto questo rende questo drone, il Defender 25, compatibile con i visori DJI, sia questa versione V2 che i nuovi goggles 2, e soprattutto è compatibile anche con il controller del DJI Avata, quindi basterà acquistare il drone e potremo utilizzarlo già con questi dispositivi, cioè praticamente non dovremo fare assolutamente niente, quindi veramente top. Però in più abbiamo anche la possibilità di utilizzarlo con altri radiocomandi. Infatti, se andiamo nella pagina d'acquisto, possiamo andare a scegliere anche la tipologia di ricevente che vogliamo avere all'acquisto del drone, quindi ci verrà inviato il drone con installata la ricevente che abbiamo scelto, se non vogliamo utilizzare questo, che ovviamente invece è già compatibile con la Air Unit, che comunque quella è installata di default. Quindi è un drone sicuramente interessante. Il prezzo attualmente di lancio, che è un preordine di $485, si ha uno sconto più o meno del 10%, e sicuramente è un drone
molto molto interessante. Ma cosa diciamo di differente da un CineVoop DJI? Cos'è che lo rende diciamo non un DJI per chi diciamo vuole proprio fare un paragone con un prodotto di casa DJI? Ovviamente non abbiamo il GPS, una cosa che normalmente siamo abituati ad avere sui droni DJI. Non abbiamo i sensori di posizionamento, quindi non avremo gli optical flow, non avremo i sensori ad infrarosso, quindi capite che è un drone che non ha la possibilità di essere pilotato in modalità stabilizzata come intendiamo noi i droni DJI. Quindi è un drone che, anche se lo dovessimo mettere nella modalità più stabilizzata possibile, sarà sempre un drone che va pilotato in maniera molto più manuale, quindi sicuramente un principiante potrebbe subito trovare delle difficoltà. Ma per chi ha già avuto un drone FPV o ha un DJI Avatar e lo usa in modalità manual, questo ragazzi è pazzesco, perché comunque abbiamo 249 grammi di drone che ci permette di volare praticamente ovunque senza avere troppe diciamo beghe burocratiche o limitazioni a livello di utilizzo. Poi analizziamo anche quello che sono le altre caratteristiche. Ovviamente lui, come abbiamo detto, monta la telecamera di DJI, quella che viene appunto data da DJI nella sua AR unit, ed è stabilizzata in 4K con un campo visivo di 155 gradi, quindi sicuramente la stabilizzazione è già top. Ma poi ci viene comunque fornito, se lo andiamo a analizzare qua sopra, un aggancio per installare anche altre videocamere. Se non vogliamo utilizzare quella di DJI, potremmo mettere un Instago 2 o qualsiasi altra videocamera. Ovviamente a quel punto probabilmente potremmo uscire però di peso da 249 grammi, mentre se non montiamo niente, usiamo la telecamera di DJI, che poi alla fine sostanzialmente è quella che abbiamo anche nel DJI Avatar, stiamo nei 249 grammi. Le batterie sono da 500 mAh 4S, quelle che vengono date di serie, ne abbiamo ovviamente una in confezione, e abbiamo un'autonomia di circa 6 minuti, mentre ovviamente con un DJI Avatar, che ovviamente pesa di più di 249 grammi, abbiamo un'autonomia che può arrivare anche intorno ai 14-15 minuti. Però poi abbiamo anche la possibilità di acquistare delle batterie successivamente anche da 900 mAh, che possono arrivare anche a 10 minuti di autonomia. Le batterie hanno un prezzo sicuramente non alto, perché costeranno intorno a comprarle ovviamente successivamente al drone con diciamo in aggiunta intorno ai $16 la versione da 500 mAh, mentre la versione da 900 mAh costerà intorno ai $23, quindi capite che niente di paragonabile alle batterie di DJI. Ovviamente queste non sono batterie intelligenti, però quindi sono batterie classiche, quindi dovremo noi, una volta finito di utilizzarlo, metterle in modalità storage per non andare a rovinarle, mentre quelle intelligenti di DJI ci vanno da sole. Poi ovviamente le batterie di DJI hanno una comunicazione con tutto il drone molto precisa nella rimanenza di batteria disponibile, nel calcolo della rimanenza di batteria quando ci ovviamente ci allontaniamo, quindi sappiamo sempre in maniera molto precisa i minuti di utilizzo della batteria rimanenti, cioè ovviamente tutta un'altra cosa. Però qua parliamo di un drone di 249 grammi, quindi non abbiamo ovviamente questa tecnologia così precisa, però abbiamo sempre un calcolo approssimativo anche della batteria, anche se ovviamente niente di paragonabile a quello che è, o meglio quello che siamo abituati con DJI. E poi ovviamente, non avendo il GPS, qua non abbiamo il return to home, quindi non è che clicchiamo il tasto, il drone si ferma e poi ritorna da solo. No, qua abbiamo ovviamente diciamo qualche pericolo in più, perché comunque, come tutti i droni FPV, c'è molta meno tecnologia dal punto di vista della sicurezza nei casi di pericolo o di estremi problemi, che ovviamente qua normalmente finisce quasi sempre tutto bene. Magari con un drone FPV, chiamiamolo così, un pochino più classico, non finisce sempre benissimo. Però è tanta tanta roba sicuramente, perché per chi ha già gli occhiali DJI e un controller DJI, ragazzi, è pazzesco. Cioè, lo acquistate, avete un CineVoop 249 grammi con la qualità video del DJI Avatar, con la qualità di trasmissione del DJI Avatar, ma con una libertà pazzesca. Quindi complimenti davvero ad iFlight, che sta diciamo iniziando una nuova era per quanto riguarda i droni CineVoop, e probabilmente anche magari per droni che non saranno CineVoop prossimamente, perché comunque questo porta sicuramente questi marchi che normalmente producono droni autocostruiti a creare dei droni un po' più ibridi, io li chiamerei così, che non sono DJI ma che
non sono neanche i classici droni FPV a cui siamo abituati. Quindi attualmente ci stiamo portando in una via di mezzo che sicuramente per certe tipologie di droni è davvero, secondo me, tanta roba. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questa anteprima riguardante il nuovo drone di casa iFlight, il Defender 25, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!